Rispetto al Milan di Champions, in difesa si rivede Zambrotta e Favalli al posto di Thiago Silva, esclusione a sorpresa di Pato a favore di Abate. Avanzato nel tridente d'attacco nel 4-2-1-3 di Leonardo, Rossi recupera Liverani, Miccoli e Bresciano. Cavani preferito a Budan in attacco, anche per il rosanero, modulo confermato il 4-3-1-2. Simplicio trequartista sembra subito ispirato, lancia in profondità Cavani al terzo. Buono lo scatto del uruguaiano, non la mira. Grande occasione sprecata in apertura dalla squadra siciliana, insiste il Palermo. Al quarto Bresciano, prova il sinistro, Dida respinge con i pugni, tra gli ospiti squalificato Migliaccio, anche Nocerino tenta la conclusione al quinto. Il risveglio del Milan coincide con quello di Ronaldinho, il brasiliano gioca in 30 metri ma la tecnica è sempre sopraffina. Al sedicesimo il suo tiro cross si perde sul fondo. Un minuto dopo il brasiliano regala una deliziosa palla per Seedorf. L'olandese mette in mezzo ma Borriello è in ritardo di un soffio. I rossoneri provano ad affondare anche da destra. Al 26esimo sul cross di Zambrotta Sirigu respinge con i pugni, ma il Palermo è sempre pericolosissimo quando va in profondità. Al 29esimo Cavani innesca Bresciano in area che cerca l'angolo più lontano ma non lo trova. Ancora Ronaldinho in cattedra al 32esimo, la verticalizzazione per lo scatto di Borriello che si porta avanti bene il pallone, scarica una diagonale che sfiora il palo, brivido per i siciliani, si va alla ripresa, attacca subito il Palermo, Bresciano apre per Miccoli, il capitano rossonero evita Zambrotta, fa partire un destro che si insacca, siciliani in vantaggio al quarto, sesto gol in campionato per il fantasista leccese, quarto gol in carriera al Milan. Corre ai ripari Leonardo, al quinto lancia nella mischia Pato e richiama Abate, ma gli ospiti giocano meglio. Al decimo sul cross di Nocerino sfiora Simplicio sull'uscita vuoto di Dida, la reazione milanista. Al 13esimo sul corner di Pirlo il movimento di Ambrosini inganna Borriello e Sirigu può bloccare senza problemi. Al quarto d'ora spazio a Pastore nel Palermo, fuori Simplicio, identico modulo tattico, entra subito nella parte l'argentino Miccoli. Va via splendidamente ad Antonini, lo vediamo. Palla per Pastore che approfitta della libertà concessagli. Il rimpallo favorisce Bresciano e il 2-0 al 16esimo. Prima rete in campionato per il centrocampista italo-australiano. Vale la pena rivedere questo gol nel replay. La splendida azione di Miccoli che va via ad Antonini e la difesa rossonera in stato confusionale. L'ultimo tocco di Bresciano. Il Milan manca di incisività. Ronaldinho si fa vivo al 24esimo, ma il suo destro è intercettato dalla schiena di Pato. Al 24esimo Leonardo fa entrare anche Inzaghi per Seedorf. 4-2-4 per il Milan. Seedorf sottotono, ma nonostante le quattro punte i padroni di casa continuano a stentare in attacco senza problemi. Sirigu la mezz'ora sul colpo di testa di Inzaghi, in pieno recupero, clamoroso errore di Pato sotto misura, in pratica consegna la palla a Sirigu, finisce qui la partita. Dunque a San Siro Palermo batte Milan 2-0.